di questo vulcano che sia un creatore di vita, il vulcano crea la vita, ma è anche un distruttore. E questa cosa, nella riflessione totale del testo, diciamo, mi dava a me autore la possibilità di poter riflettere su una cosa, cioè che il Vesuvio somiglia molto al napoletano e viceversa. Il napoletano è così creativo, così creatore, ma anche così distruttivo. E quindi abbiamo inventato questo oratorio al politeismo napoletano. E basti pensare a quanti tipi di madonne diverse ci sono a Napoli, ugualmente venerate, per pensare a questo politeismo, che però è un politeismo più che altro culturale, che contempla anche la presenza del sacro nella vita, ma soprattutto contempla il molteplice. Tre giorni di teatro, musica, fotografia, declinazioni di arte dalle forme classiche alla street art. Da oggi al 7 maggio Sky Arte porta a Napoli tutte le espressioni che ospita nel canale tematico. È la prima edizione di un festival con protagonisti della scena artistica nazionale ed internazionale, che si diffonderà in città anche con mostre, proiezioni, concerti ed incontri, comprese le iniziative per bambini e ragazzi di Sky Academy, per stimolare e sostenere il talento delle nuove generazioni. Il tema del festival è la rigenerazione, l'idea di rinascita propria della creatività e delle arti, sul quale è stato svolto un lungo ed approfondito lavoro anche in collaborazione con il Comune di Napoli. Fra i luoghi scelti all'interno della straordinaria offerta della città patrimonio UNESCO, il Museo Pignatelli, il Museo Madre, Palazzo Zevaios Stigliano, che vedrà un temporaneo scambio fra due Caravaggio con il Metropolitan Museum di New York, e l'intero Rione Sanità, nel quale sono state previste grandi performance teatrali e musicali, nelle basiliche di San Gennaro Extramenia e di Santa Maria della Sanità, gratuiti su prenotazione. Festival della rigenerazione urbana creativa, questo rapporto molto intenso tra persone e spazio, una città con grandissime radici culturali ma con una grandissima propensione all'innovazione e alla creatività, la città d'Europa che ha il maggior numero di giovani. Ho molto apprezzato anche le parole, conferenza stampa, dette dai rappresentanti di Sky Art e Sky Academy, che hanno voluto proprio scegliere Napoli, che non è un festival calato dall'alto ma che si è mescolato con la città e i suoi abitanti, e che Napoli li ha già sorpresi enormemente in positivo. Quindi mi sento di fare un ringraziamento alla città.